A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Buon pomeriggio e buon ritrovati da uno stadio San Francesco, troppo desolatamente vuoto quest'oggi. Siamo qui con Carmine Picella e Francesco Bersito per raccontarvi quella che sarà la gara tra la Nocerina e il San Marzano, incontro che si disputerà a porte chiuse a causa delle piccole interferenze registrate nella gara contro la Cavese. Il giudice sportivo ha inflitto questa ammenda alla società rossonera, è stato nella giornata di ieri respinto il ricorso avverso a questa decisione, quindi questa gara potrete ascoltarla dalle nostre voci o acquistarla direttamente dalla società rossonera che ha predisposto la diretta dell'incontro. Prima di andare a leggere le formazioni della gara, io do il benvenuto a Carmine Picella qui accanto a me. Ciao Francesco, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli amici a casa. Il San Marzano si schiera con il numero 22 Feola, il numero 5 Favo, il numero 6 Musso, il numero 9 Ferrari, il numero 11 Mancini, il numero 19 Camara, il numero 20 Uliano, il numero 23 Chiariello, il numero 24 Violante, il numero 51 La Gamba, il numero 93 Rossi. Mauro Zironelli in panchina porta Emanuele Guttuso, classe 2008. Parleremo delle difficoltà che ha avuto la formazione dell'Agro Nocerino per quanto riguarda i portieri. Poi il numero 3 Balzano, il numero 10 Marotta, il numero 14 Bevilacqua, il numero 17 Allegretti, il numero 43 Munoz, il numero 44 Musumeci, 64 Cuomo e 87 Ziello. Risponde la Nocerina con il numero 1 Gianmarco Fantoni, il numero 2 Mario Crasta, il numero 5 Giulio Carotenuto, il numero 7 Francesco Cittadella, numero 9 Federico Cardella, numero 16 Paride Pinna, il numero 17 Rodrigo Toninetti, il numero 23 Tommaso Mazzeo, il numero 24 Michele Guida, il numero 31 Giovanni Dorato e il numero 67 Davide Gaetani in panchina. Con Mister Nappi ci sono Venturini, Petti, Vecchione, Liurni, Garofalo, Maimone, Esposito, Rossi e Mariano. Carmine, una gara dai tanti ex, soprattutto tra le fila del San Marzano c'è Ivano Feola, c'è quello più fresco Francesco Uliano e in panchina ci sono Cuomo e Ziello, due giocatori che conosciamo bene, hanno c'è due giocatori che quando entrano si mettono a correre. Sì, buon pomeriggio ancora, un San Marzano che era partito con ben altre ambizioni, squadra assolutamente competitiva che ha avuto varie difficoltà durante il campionato. Sì, Feola suo malgrado, perché del San Marzano è il preparatore è l'allenatore dei portieri, causa doppia convocazione in nazionale dei due titolari, il San Marzano si ritrova con Feola fra i pali e Guttuso, classe 2008, in panchina. Anche questo è purtroppo è il dilettantismo. Nocerina, come detto tu, torna con Cittadella al centro del campo insieme a Toninetti e torna al centro del campo, Liurni lasciato in panchina in luogo di Guida o di Gaetani, che dir si voglia. Problemi per il buon calciatore ternano, che non ha i 90 minuti nelle gambe. Premi ancora Dorato, nonostante il ritorno di Mariano, sicuramente non sarà in condizione di affrontare tutti e 90 i minuti, Mister Nappi, per cui
sarà una bella partita, peccato che non c'è il pubblico. Quando non c'è il pubblico perde sempre il calcio, lo diciamo sempre, sembra retorica ma non lo è. Quello che posso dire è che il ricorso della Nocera non è stato accettato a causa della recidività di parte del pubblico rossonero ad assumere un determinato comportamento. Possiamo dirlo, Francesco, degli imbecilli che hanno lanciato le bottigliette dalla tribuna all'indirizzo del rettangolo verde. Ma sono gesti che vanno censurati, non vanno fatti. La Nocerina ha pagato oltremodo il comportamento di alcuni spettatori. Ora dovranno anche quelli, anche gli autori del gesto, potranno seguire da vicino i propri beniamini. Meno che qualcuno non sia, non lo so, e non voglio dire cose che non, di cui non sono a conoscenza. Ma pochi gesti sicuramente da evitare, che la Nocerina ha dovuto pagare caro anche in termini economici per un mancato incasso. Credo che il derby avrebbe portato tanta curiosità, soprattutto nella cittadina di San Marzano, che credo che nella sua storia, la prima volta che si trovi a giocare qui al San Francesco. È una gara tra due deluse un po' del campionato, due squadre che erano partite con ben altri obiettivi. Si trovano tanti punti al di sotto della capolista, ma prima di continuare diamo la parola alla regia per uno stacco. Amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Sulla curva della Nocerina, o meglio nello spicchio tra distinti e curva, c'è uno striscione che dice trasferte libere. Era stato l'augurio e la nutrinum nei confronti della tifoseria cavese, per un monito per dire alle autorità lasciateci vivere il calcio. Oggi, ironia della sorte, la partita è vietata a tutti gli spettatori tranne ai pochi accreditati da parte delle due società. Noi stiamo aspettando che le formazioni facciano il loro ingresso in campo. Nel frattempo vi invito a mettere un like a questa radiocronaca, a mettere un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su X, Twitch, a seguirci su Instagram e Facebook. Seguiteci su tutto il seguibile. Jessica, a voi. Sono immediati, per voi sono immediati, per noi contano tantissimo. Vado a rileggere le formazioni per la penultima volta, poi lo farà come di consueto Carmine all'ingresso delle due squadre dagli spogliatoi. San Marzano si schiera con Feola, Favo, Musso, Ferrari, Mancini, Camara, Uliano, Chiariello, Violante, La Gamba e Rossi. Con Mauro Zironelli ci sono Guttuso, Balzano, Marotta, Bevilacqua, Allegretti, Munoz, Musumeci, Cuomo e Ziello. La Nocerina si schiera con il numero 1 Fantoni, 2 Crassa, 5 Calotenuto, 7 Cittadella, 9 Cardella, 16 Pinna, 17 Toninetti, 23 Mazzei, 24 Guida, 31 Dorato e 67 Gaetani. Marco Nappi ha portato con sé Venturini, Vetti, Vecchione, Liurni, Garofalo, Maimone, Esposito, Rossi e Mariano. Arbitra la gara il signor Verrocchi di Sulmona. Antonicelli di Milano e Cerrato di San Donà di Piave sono gli
assistenti, quando parliamo di arbitri, Carmine, ci vengono un po' i brividi, perché ultimamente ne abbiamo viste di tutti i colori, ma nelle ultime due partite ne abbiamo viste addirittura troppe. Un disastro, un vero e proprio disastro. Il gol annullato contro la Cavese, il rigore concesso a Lanzio, sono due, i primi due più marchiani degli errori che mi vengono in mente, ma abbiamo visto gestioni della gara da parte dei direttori di gara veramente disastrose, di una classe, quella arbitrale, che a livello nazionale non solo è allo sbando. Solo questo. Sì, assistiamo anche domenicalmente in Serie A, nonostante l'introduzione del VAR, a delle decisioni clamorose, assurde a volte, figuriamoci cosa può accadere in uno stadio di Serie D. Intanto fa il suo ingresso in campo Mister Nappi, accompagnato dal fratello Morano e da Lorenzo Liurni, in questa posizione per lui abbastanza inedita della panchina. Meglio, mancava in panchina da tantissime giornate. Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di allenamento per qualche giorno. Non potrà essere la sfida per tutti i 90 minuti, ma sicuramente saprà impegnarsi se ce ne sarà bisogno per dare il suo contributo. A proposito delle panchine, vediamo i componenti di quelle della Nocerina che si avviano presso la propria postazione. Quindi inizia a mancare davvero poco all'incontro, sono le 15 in questo istante. Io spero che la grafica non faccia scherzi come le ha fatte nelle ultime occasioni e che possiate seguire il risultato in diretta anche il nostro cronometro. Nel frattempo le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e lascio la parola a Carmine Picelli. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco. Andiamo a leggere le formazioni di San Marzano e Nocerina, che quest'oggi allo Stadio San Francesco si affrontano per la 28ª giornata del campionato di Serie D, nella fattispecie del girone G dello stesso. Il San Marzano si schiera con Feola fra i pali, Favo, Musso e Ferrari, Mancini, Camara e Uliano, Chiariello, Violante alla gamba e Rossi in panchina. Mister Zironelli ha portato con sé Guttuso, Balzano, Marotta, Bevilacqua, Allegretti, Munoz, Musumeci, Cuomo e Ziello. Intanto in mezzo alle panchine si abbracciano Zironelli e Nappi, che da calciatori hanno calcato lo stesso campo di calcio per un campionato. La Nocerina si schiera con Fantoni, Crasta, Carotenuto, Citarella, Cardella, Pinna, Tulinetti, Mazzei, Guida, Dorato e Gaetani. Mister Nappi ha portato con sé in panca Venturini, Petti, Vecchione, Liurni, Garofalo, Maimone, Esposito, Rossi e Mariano. Ancora tribuna per Giacinti e Lomasto. San Marzano che giocherà questa gara con una maglia blaugrana a scacchi, pantaloncino azzurro e calzettoni azzurri. Nocerina in completo bianco con la striscia rossonera che attraversa il petto e termina sul cuore. Pallone in mezzo al campo, gli assistenti, i signori Antonicelli della sezione di Milano e la signora Cerrato della sezione di San Donato di Piave vanno a controllare le reti affinché siano regolari per lo svolgimento della gara. L'arbitro è Guido Verrocchi della sezione di Sulmona. Tutto pronto per questa sfida, fuori i secondi, stanno uscendo dal campo i fotografi e gli addetti ai lavori. Vediamo chi giocherà il primo pallone della gara. Sarà il San Marzano con il numero 24, Violante, a giocare il pallone. 3-4-1-2 per Zironelli, 4-2-3 per Nappi. Anzi, 3-4-3 per Zironelli, 4-3-3 per Nappi. Tutto pronto. Violante sul pallone, si attende il fischio dell'arbitro. Si inizia con un paio di minuti di ritardo qui allo Stadio San Francesco. E parte Nocerina San Marzano. Il pallone per Ciccio Uliano, che del San Marzano è il capitano, dopo aver disputato la prima parte di campionato nella Nocerina. Il colpo di testa di Ferrari in avanti, la sfera arriva fra le braccia di Venturini, che serve subito Mario Crasta. Crasta allarga sulla sinistra per Paride, Pinna. Pinna, un'occhiata in avanti, pallone
profondo per Cardella, spinto alle spalle Cardella dal numero 51, la gamba, calcio di punizione in favore della Nocerina nella metà campo del San Marzano. Pinna per Crasta, la sventagliata sulla destra per Dorato, il controllo di Dorato, palla dentro per Cardella, ribattuto Tulinetti sulla destra per lo scatto di Gaetani, pallone direttamente in fallo laterale, fallo laterale per gli ospiti. Il pallone per Uliano, di prima intenzione, la sfera in avanti, direttamente in fallo laterale dopo il contrasto con Gaetani, reclama un calcio di punizione Ciccio Uliano, pallone terminato in fallo laterale, non è d'accordo l'arbitro, con le mani Dorato per Cardella, ancora per Dorato, vince un contrasto, Gaetani fermato, palla messa in avanti dalla difesa del San Marzano, Citarella di testa per Guida, lo scambio con Citarella, l'indietro per Pinna, si allaga Citarella sulla sinistra, lo serve Pinna, il pallone direttamente in fallo laterale dalla destra con le mani, e San Marzano a rimettere il pallone in gioco con Rossi per Ferrari, l'1-2 non si chiude con Rossi, il pallone di Ferrari di ritorno è fuori misura e termina direttamente in fallo laterale con le mani Pinna dalla sinistra, è pronto la rimessa, gli si fa incontro Citarella, lo serve Pinna, all'indietro il pallone ancora per Pinna, il pallone all'indietro per Venturini, lo scatto di Ferrari a contrasto, Venturini con il sinistro va subito al rinvio, sale in coda Cardella, anticipato di testa, poi è Rossi per il San Marzano, Uliano in avanti per Camara, il pallone all'indietro per Uliano che allarga sulla sinistra, palla dentro per lo scatto di Camara, il pallone è troppo profondo e termina sul fondo, nulla di fatto, subito Venturini per Crasta, Crasta sulla sinistra per Pinna, Pinna dentro per Cardella, Cardella di testa anticipa l'avversario con la gamba alta, la gamba aveva la gamba alta, ha ammonito la gamba dopo 2 minuti e 45 secondi, cioè ha ammonito tutto il corpo, non solo la gamba, precisazione che ci voleva. Calcio di punizione per la Nocerina nella metà campo rossonera, siamo a cavallo della linea mediana, Crasta sulla sinistra per Pinna, Pinna dentro per Cardella, anticipato, perfezione il disimpegno Favo, pallone per Chiariello che mette a campanile, ne viene fuori un servizio per un compagno, palla in profondità poi che con Dorato che capisce tutto, palla dentro di Dorato, ancora il San Marzano che torna in possesso del pallone con Musso, il cerchio di centrocampo per Favo che allarga sulla sinistra, il pallone indietro per Uliano, Favo all'indietro, ancora Uliano che si abbassa a recuperare il pallone, sfera all'indietro per la gamba nella metà campo del San Marzano, la gamba, il lancio lungo per lo scatto di Camara che commette fallo su Dorato, l'arbitro lascia correre perché il pallone era destinato alle braccia di Fantoni, Fantoni invita i suoi a salire, va a giocare la sfera al piede e poi procede al rinvio lungo di testa Cardella, la sponda sulla destra per Gaetani, anticipato da un avversario, ma Guida si intromette nella trattativa e segna la rete dell'1-0, passa in vantaggio la Nocerina al quarto minuto di gioco, Michele Guida sfrutta un'indecisione della retroguardia del San Marzano. Bravo Michele Guida, incunearsi fra le linee, recuperare il pallone al limite dell'area e con un appoggio facile ha finalmente sbloccato se stesso e questo risultato. Aveva bisogno Michele Guida di segnare, aveva bisogno Michele Guida di acquistare fiducia nei suoi mezzi, perché ce li ha, perché nell'ultimo campionato in Serie D, caro Michele, hai fatto 19 gol, ricordati come si vede la porta. Speriamo che sia il primo di una lunga serie in questo finale di campionato. Sul pallone è cambiato il risultato a San Francesco, 1-0 per la Nocerina. Sul pallone Violante all'indietro per Uliano, riparte il San Marzano, la sventagliata di Uliano in avanti per Camara, capisce tutto Dorato che non rischia e mette il pallone in fallo laterale. Dalla sinistra Mancini sarà a rimettere in gioco il pallone con le mani, si fa incontro Rossi, lo serve Mancini, pallone di ritorno
per Mancini, sfera all'indietro per Musso, nel cerchio di centrocampo sulla destra per Rossi, ancora Musso, Musso in verticale, capisce tutto Pinna che si tromette nella trattativa. Citarella salta secco un avversario, il pallone per Guida, all'indietro per Calotenuto, Calotenuto sulla destra per Dorato, Dorato guadagna un fallo laterale in posizione d'attacco con le mani dalla destra, lo stesso Dorato è pronto alla rimessa in gioco, gli si fa incontro Calotenuto, Dorato lo serve per Cardella accompagnato dalla Cava in fallo laterale. L'ultimo tocco del calciatore rossonero, rimetterà in gioco dalla sinistra Mancini con le mani, chiama a sé un compagno Mancini, chiama a sé Violante, poi serve in avanti per Ferrari, la sponda di Ferrari, il pallone in verticale per Camara che parte in velocità, Camara entra in area di rigore, si ferma, su di lui c'è Crasta che lo costringe ad arretrare, Camara poi il cross, Dorato lo stoppa sul nascere, ha rischiato una cena in contropiede, ancora il San Marzano nella metà campo rossonera, Mancini per Camara sulla sinistra, serie di finte, palla sul destro, il cross al centro, capisce tutto però la difesa rossonera con Tuninetti che però è difettoso nel rinvio, poi il servizio di Musso in avanti per Ferrari, Ferrari è in evidente posizione di offside, la sfera arriva fra le braccia di Fantoni, ha rischiato la Nocina Francesco in contropiede quando sono 7 minuti di gioco trascorsi, 1-0 il risultato per la Nocina. E Camara è un giocatore che va fortissimo sulla fascia di competenza, l'abbiamo visto anche all'andata, e sarà una spina nel fianco per la difesa rossonera. Intanto Gaetani riceve un pallone da Cardella, perde a centrocampo, può ripartire Uliano per gli ospiti, Uliano al limite dell'area, il suo servizio al centro verso Ferrari, troppo lungo, direttamente tra le braccia di Fantoni il pallone. Riparte la Nocina con Pinna, che già a centrocampo guida, pallone indietro per Citarella, libero da marcatura, Citarella si gira, va alla sventagliata sulla destra per Gaetani, Gaetani di testa anticipato da un avversario, pallone nel centrocampo per Camara, la gira per Violante, Violante sulla sinistra per Mancini, Mancini ha di fronte Dorato, lo ferma Dorato solo per un attimo, il cross di Mancini direttamente sul fondo per la chiusura in coabitazione di Dorato e Carotenuto. Questi minuti iniziati Dorato, piacevole conferma. E chi si fosse collegato solo ora, 8:10 di gioco nel corso del primo tempo, la Nocerina è passata in vantaggio al quarto con Guida, rimasto a terra dopo uno scontro con Cardella, la gamba che su Cardella entra sempre bello duro. Già ammonito la gamba, questa volta ha avuto la peggio, si rialza la gamba, non sembra aver nulla di problematico per la continuazione della gara. Il pallone in fallo laterale, Nocina che presumibilmente restituì la palla al San Marzano, per me l'hanno messa fuori per errore loro. Il rilancio di Mazzei che si incarica di restituire palla dalle parti di Feola. Feola porta avanti il pallone, invita i suoi a salire, poi la gioca al piede all'esterno della propria area di rigore l'esperto portiere del San Marzano, ex Nocerino. Rilancio di Feola, sale in quota Tuninetti, palla a campanile, ancora Tuninetti di testa, non ci arriva, ci arriva Mancino, Mancini che mette palla in fallo laterale. Dorato, Carotenuto subito in avanti, poi serie di batti e ribatti con Carotenuto che non riesce ad indirizzare il pallone se non in fallo laterale, ancora Mancini dalla sinistra con le mani, l'arbitro invita Mancini ad arretrare di una decina di metri, Mancini per Favo che gli si fa incontro, la sfera all'indietro per Chiariello, Chiariello per la gamba, la gamba si ferma, la sfera all'indietro per Feola, Feola gioca il pallone all'interno della propria area di rigore, poi va al rinvio fra i piedi di Tuninetti, Tuninetti di prima intenzione per Citarella, la sfera all'indietro per Pinna,
sia di finte di Pinna che poi si rifugia all'indietro per Crasta, Crasta in avanti per Cardella, Cardella la sponda, forse su Guida c'è il fallo in gioco pericoloso, ma c'era anche fallo su Cardella precedentemente, la gamba sempre veemente su Cardella, rischiando anche qualcosina. Pinna sul pallone, calcio di punizione nella metà campo del San Marzano, siamo leggermente spostati sulla sinistra. Sternappi si fa sentire dai suoi, parte Pinna, corto sulla sinistra per Guida, palla sul destro, palla dentro per Cittarella che può andare in area di rigore. Cittarella salta un avversario, poi perde l'attimo, mette fuori la difesa del San Marzano, ma Guida ritorna in possesso della sfera in qualche modo. Cittarella non riesce a chiudere il triangolo con Guida, Uliano porta via il pallone, non riesce a rinviare come voleva Gaetani, prova ad andarsene sulla destra, lo fa anche bene, se la difende su Mancini, lo salta, palla dentro, non ha seguito, caro tenuto, 11:40 sul cronometro, 1-0 per la Nocerina, al quarto Michelino Guida. Michele Guida con caparbietà ha recuperato un pallone difficile, bravo, bravo, bravo a non perdere la sfera, bravo anche Gaetani ad andarsene sull'out di destra. Peccato che sia venuto meno nel momento più importante, quello dell'ultimo passaggio. Intanto Felo va al rinvio per Mancini, pallone troppo lungo, termina in fallo laterale con le mani dalla destra, è Dorato alla battuta. Dorato per Cardella, messo giù da un avversario, Gaetani non riesce a servire Cardella, mette fuori la difesa del San Marzano con Camara che va al duello fisico con Dorato e fa già ridere così, poi Camara si dimentica il pallone, palla che termina in fallo laterale, con le mani sarà Dorato alla rimessa in gioco. Dorato corto per Cardella, cambio di rimessa, rimessa sbattuta in maniera errata da Dorato. Con le mani dalla sinistra, Mancini è pronto a rimettere il pallone in gioco. Si fa incontro Favo, pallone di ritorno per Mancini, ancora per Favo, all'indietro la sfera, si intromette Cardella in pressing due volte, inducendo all'errore il calciatore del San Marzano, poi il pallone a campanile recuperato dalla squadra ospite. Musso per Uliano che si fa incontro. Favo nel cerchio di centrocampo, un'occhiata a sinistra, vede Mancini libero, lo serve, arriva Gaetani a dare una mano, la sfera all'indietro sulla linea di metà campo per Uliano che aggancia e va al cambio di gioco, capisce tutto Pinna, subisce fallo Guida da parte di Musso nella metà campo rossonera. Pinna subito per Mazzei, chiede in avanti Mazzei, la sventagliata per lo scatto di Guida, è preciso il pallone, Guida sulla sinistra, aggancia la sfera, ha il problema di tornare sul destro, serie di finte, Guida all'indietro per Pinna, il servizio di Pinna in area di rigore, la parata, ma c'è fuori gioco di Gaetani, netto, comunque Feo l'aveva alzato sulla traversa, ma c'era fuori gioco di Gaetani. Questa volta la giocata di Guida è stata con i tempi giusti, è arrivato Pinna a crossare anche bene, brava la difesa del San Marzano a salire nel momento giusto per mettere Gaetani in offside. Feola al rilancio nella metà campo rossonera, Ferrari lascia sfilare il pallone, Camara se la deve vedere con caro tenuto e Dorato, lo fermano i due, Mazzei, Cittarella, Mazzei, il pallone in avanti di Mazzei per Cardella, ancora la gamba su Cardella, poi recupera il pallone di San Marzano, il pallone di per Feola, Feola in avanti dove arriva Ferrari in posizione di fuorigioco di rientro a recuperare il pallone, ma c'era fallo su Cardella, sempre duro la gamba su Cardella, se continua così la gamba la partita non la finisce.
Sì, non è il primo, sarà il quinto fallo evidente di questo giocatore con la maglia numero 51 del San Marzano su Cardella. Ha deciso che sarà il suo sparring partner oggi. Speriamo che l'arbitro possa prendere altri provvedimenti. Intanto ancora non c'è in avanti con Guida sull'alto di sinistra, davanti a sé un avversario, preferisce appoggiare indietro per Pinna. Guadagna il fondo, il cross al centro, libera la difesa del San Marzano, ma recupera il pallone ancora Pinna, il problema di superare il numero 5, fallo, poi respinge tutto la difesa degli ospiti. Caro Tenuto, guadagna palla, forse subisce fallo, l'arbitro lascia pure. Deve andare Mazzei che ferma tutto su Camara, che la partita in velocità ha donato. E come la palla ancora il San Marzano nel metà campo della Nocerina, Crasta lascia sfilare, il pallone termina dal lato opposto, Pinna non si avvede che c'era Rossi pronto a giocare, gioca il pallone all'indietro per Violante, Violante per Favo, sulla destra ancora per Rossi, palla dentro per Violante, lo segue Tulinetti, Cittarella mette il pallone fuori dopo che Tulinetti aveva contrastato l'avversario, poi Pinna di tacco, ancora Tulinetti di tacco per Pinna sulla linea di fondo, Gaetani, il pallone in avanti per Cardella. Oh, arbitro, basta! Con la gamba che basta! Mette giù ancora Cardella. Sarà l'ottavo decimo fallo in 16 minuti e 50 di la gamba, ma fallo di una certa importanza di la gamba su Cardella. E sempre interventi brutti, maschi, ok che il gioco maschio è lo calcio nello sport per signorine, come si dice, un proverbio tanto buttato là. Intanto prendi il pallone, quello che dico io. Ma sempre con cattiveria nei confronti del numero 9 rossonero, intanto ancora non c'è in avanti con Pinna per Cittadella, che il problema di superare Uliano non ci riesce. Ancora Pinna sul pallone. Vuole il pallone Pinna, salta un avversario, palla dentro per Cardella che era controtempo e molto probabilmente in posizione irregolare. Recupera il pallone Feola, Uliano, palla per Camara, l'aggancio di Camara è difettoso, Mazzei non si fida e mette il pallone in fallo laterale. Si deve fare qualcosa su Camara perché ha Dorato, Dorato non lo può arginare a lungo. Uliano, palla dentro dalle parti di Mazzei, Mazzei che era solo ha preferito mettere il pallone in fallo laterale anche in maniera scomposta. Violante, Mancini, pallone indietro per Chiariello, ancora all'indietro per la gamba che opera posizione di difensore centrale, la gamba, il pallone allargato per Rossi, lo argina Pinna con mestiere, pallone termina in fallo laterale. Pinna dalla sinistra, palla dentro per Guida, l'aggancio di Guida è pregevole, allarga il gioco sulla destra per Caro Tenuto, la sovrapposizione di Dorato, Caro Tenuto si ferma, l'indietro per Mazzei, la pressione di Ferrari, Mazzei per Caro Tenuto, Dorato, pallone fuori misura, recupera palla Uliano per Violante che parte fra le linee, Violante palla dentro per lo scatto di Rossi, pallone troppo lungo, ci arriva Pinna che gioca con calma a Cittarella, Cittarella si può appoggiare a Dorato, lo fa Dorato, palla dentro per Cardella, la spinta ancora di la gamba, l'arbitro dice che si può continuare, recupera pallone la gamba, il pallone indietro per Feola, di ritorno per Uliano, Uliano per Favo, Favo allarga sulla sinistra per Chiariello, Chiariello per Mancini, Uliano si chiude il triangolo, Violante perde palla, Guida la recupera nel cerchio di centrocampo, si gira Guida e può partire, alle sue spalle c'è un avversario, prova ad ingannarlo con le finte, si va a chiudere in mezzo a due avversari, poi serve all'indietro per Pinna, Pinna all'indietro per Fantoni, Fantoni il pallone lungo dalle parti di Cittarella, lo anticipa Favo, Tulinetti di testa, poi in avanti per Cardella che fa procedere per Gaetani che può partire in posizione regolare, Gaetani entra in area di rigore sulla destra, pallone sul sinistro, la sfera all'indietro per Caro Tenuto, palla sul secondo palo, pallone direttamente sul fondo, poteva sfruttare meglio questo contropiede la Nocerina, 20 sul cronometro, 1-0 in favore dei rossoneri il risultato,
con Feola che va alla battuta dal fondo e Dorato che deve guardare sempre Camara. Feola. Pallone di Feola dalle parti di Ferrari, di testa Crasta, prova ad arginarlo. Tuminetti, Cardella in qualche modo all'indietro per Citarella. Citarella all'indietro per Pinna. Pinna per Crasta. Crasta il pallone in avanti per Gaetani che è passato da questo lato. Lo ferma la gamba in fallo laterale. Fallo laterale per la Nocerina. Dalla sinistra sarà Pinna a rimettere il pallone in gioco. Pinna in avanti per Gaetani. Gaetani sul fondo, il cross al centro, direttamente fuori dal campo. Feola subito per Uliano. Nocerina un attimino fuori posizione. Uliano sulla sinistra per Mancini. Su di lui non c'è nessuno. Mancini viene in avanti veloce sulla sinistra. Arriva Tuninetti a chiuderlo. Il pallone indietro per Favo, si sgancia caro tenuto. Favo, Mazzei ferma tutto e se ne va sulla destra. Prova a venire avanti Mazzei, poi il pallone per Gaetani. La gamba fermato fallosamente da Gaetani alle spalle. Calcio di punizione per il San Marzano all'interno dell'area di rigore. Feola subito alla battuta per Mancini, anzi per Chiariello. Orizzontale per Uliano. Uliano sulla sinistra per Rossi. Rossi per Favo nel cerchio di centrocampo. Occhiata in avanti. Allarga sulla sinistra per Mancini. Arriva caro tenuto. Ferma tutto Tuninetti. Poi il pallone tocca l'arbitro. L'arbitro scodellerà con la Nocerina in possesso palla. Mazzei, palla sventagliata per lo scatto di Guida che si allarga sulla sinistra. Guida non riesce ad agganciare il pallone, un pallone assolutamente non semplice. Sarà Rossi alla rimessa, il pallone indietro per Musso. Musso per Feola, occhiata in avanti di Feola. Mancini aggancia il pallone. Uliano cerchio di centrocampo, Favo inseguito da Cardella, allarga sulla sinistra per Mancini. Mancini per Camara, deve vedersi Dorato. Camara se ne va Dorato, chiude sul cross di Camara Tuninetti in calcio d'angolo. Paghiamo troppo dazio in fase di uno contro uno contro Camara su quell'altro. Calcio d'angolo per il San Marzano. Dalla destra di Fantoni si porta con il sinistro ad uscire Ciccio Uliano, c'è anche Camara da quelle parti. Camara si allontana, parte Uliano, palla per Ferrari sul primo palo, pallone messo alto dal numero 9 in maglia blaugrana. Fantoni che può andare a battere dalla propria area di porta. 24 minuti sul cronometro. 1-0 per la Nocerina, il risultato maturato sinora. Al quarto minuto Michelino Guida sullo svarione della difesa ospite ha battuto Feola. Il rilancio di Fantoni dalle parti di Cardella, sale in quota, la gamba questa volta lo anticipa, poi Crasta ad anticipare Ferrari per Pinna, un'occhiata in avanti, lo scatto di Gaetani, il pallone di Pinna per Gaetani era buono, ma è stato bravissimo Chiariello a seguire il tutto e a sentire all'indietro per Feola che subito ha rimesso per Uliano. L'1-2 con Mancini, Uliano viene avanti, poi serve Favo nel cerchio di centrocampo. Favo per Chiariello, anzi per la gamba ancora per Favo. Musso sulla destra, Uliano nel cerchio di centrocampo, lo segue Cardella. Chiariello viene avanti sulla sinistra, ancora per Uliano. Uliano palla dentro per Camara, l'aggancio di Camara, poi se ne va Dorato, se ne di finte di Camara e viene in area di rigore il pallone chiuso da
Citarella in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il San Marzano, ancora dalla destra di Fantoni, ancora Uliano con il sinistro, è pronto alla rimessa in gioco. Difesa a zona della Nocerina. Parte Uliano, Citarella tocca di destra, pallone per Rossi, il tiro di Rossi dal limite direttamente in fallo di fondo, con Fantoni che può andare a giocare la sfera dalla propria area di porta. La 6 per Fantoni, rilancio di Fantoni, Citarella di testa alza a Campanile, guida, va all'aggancio della sfera, forse affondando fallosamente, poi Citarella, palla dentro per Gaetani di prima intenzione, Gaetani in posizione regolare, va giù Gaetani, il calcio di punizione della Nocerina e il cartellino rosso per il calciatore del San Marzano, Chiariello. Fallo da ultimo uomo, l'ha giudicata così tanto. È un fallo nettissimo da parte del numero 11. Il numero 11 quello espulso? Io ho visto un 11. Vabbè, vediamo adesso chi uscirà. Io credo che si tratti del numero 11 Mancini, calciatore espulso per fallo evidente su Gaetani lanciato a rete. È stato trattenuto, bravo anche Gaetani forse ad accentuare la caduta, ma anche, era lanciato a rete. Ma bravo anche Francesco Citarella a dare un pallone di prima intenzione col contagiri a Davide Gaetani. Sì, la Nocerina sta giocando molto cercando questa soluzione, intanto è proprio Mancini che lascia il campo, doppia tegola per mister Zironelli che deve vedersela anche con l'ammonizione e il gioco non proprio corretto da parte di La Gamba. Vediamo chi calcerà questa punizione, probabilmente Pinna o Cardella. Calcio di punizione da posizione interessante per un sinistro naturale. C'è Cardella sul pallone, c'è anche Guida. Pinna si allontana dalla sfera. Quattro gli uomini in barriera messi da Feola. Parte il fischio dell'arbitro. Parte Guida, pallone a scavalcare la barriera, il tocco della barriera in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Nocerina, dalla sinistra, anzi dalla destra di Feola. Dalla sinistra di Feola, infatti. Andrà pari di Pinna con il sinistro a rientrare. La rincorsa di Pinna, palla sul secondo palo, Feola impresa alta, fa suo il pallone, poi va rinvio lungo dalle parti di Camara, ma c'è Carotenuto che questa volta è più veloce di lui. Marcatura preventiva, Giulio Carotenuto su Camara, pallone che è sfilato in fallo laterale, Dorato dalla destra è pronto alla rimessa in gioco. San Marzano in 10 uomini, l'espulsione di Mancini, fallo da ultimo uomo su Gaetani, non c'è il vantaggio per una rete a zero. Ferrari non ci arriva, ci arriva Crasta che mette il pallone fuori, poi Dorato in avanti, sfera ribattuta, Tulinetti anticipato da Ferrari, poi Crasta mette fuori, Dorato più lontano che può, Chiariello tiene il pallone vivo, Tulinetti dopo il tocco di Uliano, poi Violante, Crasta senza mezzi termini allontana il pallone e lo mette oltre la linea laterale. Rossi dalla destra è pronto alla rimessa in gioco per il San Marzano, pallone orizzontale per Uliano, Uliano di prima intenzione in avanti per Ferrari, la sponda di Ferrari dove c'è però Mazzei che fa buona guardia e con calma serve all'indietro per Fantoni. Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 in favore della Nocerina, il gol al quarto minuto di Michele Guida. Mazzei per Tulinetti, nel cerchio di centrocampo, Tulinetti per Guida, Guida all'indietro per Tulinetti,
sulla sinistra per Pinna, guida lì dopo ancora per Toninetti, Toninetti per Citarella, Citarella per Pinna, Pinna contrato fallosamente, l'arbitro dice che è tutto regolare, l'ultimo tocco è di Pinna, Rossi all'indietro per Musso, Musso per Feola, Feola invita i suoi ad avanzare, Camara libero sulla sinistra, Feola va a servire Ferrari che va a fare la sponda per Camara che commette fallo su Crasta, Dorato lo ha seguito come un'ombra, gli ha tolto palla dal lato opposto, intanto pallone passa, arriva Caroteruto come un treno, d'astuzia guadagna un fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Chiariello, il gioco del San Marzano adesso verte sul lancio su Ferrari che fa da sponda a Camara che si infila fra le linee. E Camara però sta sprecando tantissime energie, non so quanto possa resistere su questi ritmi, anche perché il San Marzano, come hanno dato tu, sta giocando esclusivamente sull'out di sinistra dall'inizio della gara e Camara se avrà le forze per continuare questo forcing a velocità stratosferiche, buon per lui, intanto viene in avanti la nocerina con Crasta che appoggia per Pinna, in avanti per Cardella in posizione probabilmente di fuorigioco. Infatti quando arriva il pallone dalle parti del bomber rossonero, la signora Alessia Cerrato di San Donato di Piave ha alzato la bandierina, ancora in avanti il San Marzano con Camara, è davanti a sé Toninetti, preferisce appoggiare all'indietro per Favo ancora all'indietro, la gamba, Uliano sul pallone. La linea di centrocampo appoggia sull'alto di destra Rossi che non riesce a gestire il pallone, lo recupera Citarella, Toninetti, problema di girarsi, lo fa, serve all'indietro per Mazzei guadagna qualche metro di campo, pallone basso per Gaetani non trova un compagno, forse ha subito fallo caro tenuto, tutto regolare secondo l'arbitro, ancora in avanti Ferrari, colpo di testa dal limite dell'area, attento Fantoni, bravo Ferrari a sfruttare un pallone vagante, farlo diventare quasi pericoloso per la porta rossonera. Dialogano intanto nella propria metà campo Citarella e Toninetti, in avanti per Guida, supera la linea di centrocampo Guida, deve destra con due avversari, poggia sull'alto di sinistra per Pinna, all'indietro per Citarella, ha spazio davanti a sé Citarella, cerca un compagno libero, lo trova in Dorato. Dorato avanti, non trova il coraggio di crossare, preferisce appoggiare a caro tenuto. Ancora per Toninetti al centro dell'area, libera Musso, pallone in carambola all'interno dell'area di rigore del San Marzano, poi la sfera esce, la recupera Guida, limite dell'area Guida contro un avversario, pallone a terra, viene anticipato e può ripartire Camara, ma l'arbitro ferma tutto per assegnare un calcio di punizione in favore dei padroni, degli ospiti. Bravo Dorato ad arginare Camara in questo caso, direi deve essere un attimino più concreta in fase offensiva. Ricordiamo la Cerina, vantaggio di 1-0 e in superiorità numerica. Ha segnato per la Nocerina Guida al quarto minuto, intanto gioco fermo per concedere a Violante le cure del caso. Violante dovrà uscire dal campo, doppia inferiorità numerica per il San Marzano che in questo momento è in 9-1, ma Violante non ha alcun problema per proseguire la gara, forse sanguina il labbro al calciatore maglia numero 24. Chiariello, la battuta del fallo del calcio di punizione, Dorato, Ferrari 1-2 con Camara, fermato in fallo laterale da Mazzei. Dorato praticamente aveva fatto una sponda impeccabile per Ferrari, chiaramente involontaria. Fallo laterale dalla sinistra, Camara, pallone di ritorno per Chiariello,
diventato Violante nel frattempo, non se ne cura nessuno da questo lato. Camara, serie di finte, manda al bar due calciatori della Nocera, poi pinga di testa, mette su, fuori sul cross di Camara. Intanto Cardella, secondo l'arbitro, commette fallo sulla gamba, calcio di punizione battuto all'indietro. Favo per Rossi, Rossi in area di rigore sul secondo palo, mette fuori Dorato. Giuliano in prima intenzione per Camara sulla sinistra, forcing del San Marzano. Camara si accentra, pallone sul destro, il tiro di Camara, la parata di Fantoni, poi Favo che mette fuori, brivido sulla schiena della Nocerina, il tiro di Camara era ben indirizzato alla destra di Fantoni che si è disteso e ha tolto le castagne dal fuoco, poi Favo non ha sfruttato una buona occasione. San Marzano vicino al pareggio. È la prima vera occasione da parte del San Marzano nata dai piedi di Camara, che se no è la vera spina nel fianco di questa Nocerina. Intanto il risultato qui è fermo sull'1-0 in favore dei padroni di casa, minuto numero 37 sul cronometro. Gioca Pinna, salta Violante, viene in avanti, il pallone l'1-2 con Guida, si chiude, poi Pinna viene messo giù, l'arbitro la lascia correre per il vantaggio, vantaggio che non si concretizza, calcio di punizione in favore della Nocerina. Commesso il fallo Uliano su Pinna. Pinna posizione il pallone sul punto di battuta, siamo lontani dalla porta, difesa da Feola. Sul pallone ci sono Pinna e Guida, si allontana Guida, rimane Pinna che con il sinistro presumibilmente scodellerà in area di rigore. Parte Pinna, palla sulla palla in area di rigore, mette fuori Uliano di testa, rimane in attacco la Nocerina con Caro Tenuto che da lì può andare alla battuta di questo fallo laterale, che per lui diventa un calcio d'angolo. Parte Caro Tenuto, pallone in area di rigore, mette fuori Favo, poi controlla il pallone Ferrari, lascia correre per Camara, lo segue a vista Dorato, Camara mette la marcia superiore, prova ad andare via, Dorato che lo ferma in maniera regolarissima. Turinetti, il pallone troppo sulla difesa, non ha potuto sfruttare l'occasione la Nocerina. Feola, il pallone per Musso, che ha rischiato Dorato, il pallone per Musso che mette fuori il fallo laterale, poi fallo laterale che si è battuto in maniera veloce, poteva mettere in difficoltà il San Marzano. Ha aspettato Guida che arrivasse Pinna, Citarella per Guida al limite dell'area, Guida all'indietro per Mazzei, Toninetti, Mazzei la sventagliata a cercare Guida, Rossi di testa, mette fuori, perfezione di disimpegno un compagno di squadra, perfezione di disimpegno Musso, anzi Violante. Merito a San Marzano che non ha accusato l'inferiorità. Merito a San Marzano che non ha accusato l'inferiorità numerica, sta giocando a viso aperto, non si sta chiudendo. E sta mettendo anche in difficoltà la Nocerina, grazie soprattutto alla velocità di Camara. Chiariello, Uliano, all'indietro per la gamba, si abbassa Favo a ricevere il pallone, servizio sulla destra, poi per Musso, ancora per Favo, in centro del campo, Uliano, larga sulla destra per Rossi, Rossi per Favo nel cerchio di centrocampo, Favo la sventagliata per Camara che era fuori dal campo nel momento in cui ha toccato il pallone, per cui fallo laterale per la Nocerina. Non preciso il cambio di gioco di Favo a cercare Camara. Dorato con le mani in avanti per Gaetani, messo giù, l'arbitro dice che il fallo è di Gaetani, calcio di punizione battuto in orizzontale per Uliano sulla linea mediana, Uliano deve vedersela con il pressing di Citarella, la sfera all'indietro per Musso, ancora Citarella, palla dentro, Guida recupera il pallone, poi se ne va sulla sinistra la Nocerina con Guida di fronte a sé, Uliano, Guida in area di rigore, Cardella, rete di Cardella!
un pallone al bacio di Michelino Guida sulla testa di Federico Cardella, che batte imparabilmente Feola al 40esimo. Nocerina 2, San Marzano 0. E cosa ha fatto Guida? Ha recuperato un pallone sull'out di sinistra, ha chiesto a Cittadella di fermarsi, se la vede lui, e ha guadagnato il fondo, pallone col sinistro al centro e Cardella di testa l'ha messa sul secondo palo imparabilmente per Ivano Feo. Ti correggo, il pallone in aria è stato messo con il destro in modo innaturale ma perfetto, e Michele Guida oggi sta facendo il Michele Guida e si sta vedendo. Assist e gol, non ci possiamo lamentare. Riparte il San Marzano con Favore, cerchio di centrocampo con Uliano, pallone sulla sinistra per Camara, fronte a Siaccaro tenuto, Chiariello all'indietro per la gamba, Nocerina 2, San Marzano 0, San Marzano in 10 uomini per l'espulsione di Mancini, Rossi per poco Guida non gli toglie il pallone per Uliano sulla destra, sulla sinistra per Camara, si difende di Camara, la sfera all'indietro per Uliano ancora, il cerchio di centrocampo per Favo, ancora per Uliano, Camara, fermato la Cittadella, viene fuori la Nocerina, Cittadella porta palla nella metà campo del San Marzano, si allarga Guida sulla sinistra, chiede troppo Cittadella da Guida, palla in profondità, la gamba lo lascia sfilare sul fondo, chiesto troppo dalle possibilità di Guida Cittadella. Tanto riparte il San Marzano con Uliano, Nocerina leggermente disattenta, poi Uliano con il suo incedere caracollante concede alla Nocerina di rimettersi in posizione, Violante sulla destra affrontato da Cittadella, il pallone indietro per Rossi, Rossi per la gamba, Uliano va al rilancio lungo sulla sinistra per Camara, pallone direttamente in fallo laterale, 2,5 più recupero al termine di questa prima frazione, Nocerina 2 San Marzano 0, con le mani dalla destra Dorato, pallone per Cardella, Cardella porta palla, lo serve a Toninetti, Toninetti per Crasta, Crasta Pinna, Cittadella in mezzo a due, lascia sfilare il pallone, si era liberato i due avversari, poi pallone che è andato via, recuperato il San Marzano, Dorato, Dorato su Camara, in qualche modo lo arginiamo Camara, Chiariello dalla sinistra all'indietro per la gamba, pallone per Favo, Musso stato a 4 dopo l'espulsione di Mancini, Chiariello che può fare anche l'esterno e lo fa molto bene, il cerchio di centrocampo per Uliano, Uliano si ferma, serve Favo nella metà campo rossonera, Favo sulla sinistra per Chiariello, Chiariello subito per Camara, serie di finte di Camara su Dorato, Dorato ancora non ci arriva questa volta, cross al centro, mette in qualche modo fuori la difesa della Nocerina con Pinna che ha svirgolato il pallone, Guida è rinculato a recuperare il pallone, poi c'è fallo su Cardella da parte di Musso, brutto fallo di Cardella su Musso, calcio di punizione per la Nocerina nella metà campo rossonera proprio davanti alla panchina di mister Nappi, Francesco, Nocerina cinica e spietata, ha sfruttato un'occasione praticamente creata dal San Marzano e un altro contropiede, 2-0. Sì, è la sintesi di questo primo tempo che non è stato particolarmente bello dal punto di vista del lato spettacolare, è stato abbastanza anche noioso, bravo la Nocerina però a sfruttare le rarissime occasioni che ha avuto sotto porta, intanto vediamo quale sarà l'entità del recupero, ma non credo più di un minuto. Vediamo. Ferdinando Padovan, 2 minuti di recupero, forse anche esagerati,
vabbè, due gol, l'espulsione, ci possono stare. Gioca fino al 47. Intanto Tulinetti, palla in avanti, Rossi di testa in calcio d'angolo. Feola non è arrivato a tenere il pallone in campo sul servizio del compagno. Calcio d'angolo per la Nocina, 45-30 sul cronometro. Si gioca per un altro minuto e mezzo. Dalla destra di Feola può andare guida con il destro o pinna con il sinistro. Il primo a rientrare e il secondo ad uscire. Sembra pari De Pinna l'incaricato alla battuta del calcio d'angolo. Rincorsa di Pinna, palla in area di rigore, di testa non ci arriva Crasta, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dal lato opposto con Chiariello alla caccia del pallone, pronto alla battuta. Chiariello all'indietro per Uliano, Uliano per Feola, Feola per Musso, Musso per Favo che si abbassa a recuperare il pallone, la porta nella propria metà campo Musso. Si libera sulla sinistra Chiariello, la chiusura di Caroteluto acrobatica sul pallone di Chiariello, poi integra il Chiariello all'indietro per Uliano, altri 30 secondi da giocare, Uliano invita i suoi a dargli manforte, Favo, tutti fermi, pallone per Musso, Musso ancora per Uliano, la pressione di Cardella, muove il pallone Uliano servendo Favo, si chiude il triangolo con Favo, Uliano, pallone per Violante, chiude tutto la difesa rossonera, il pallone ritorna in possesso però del San Marzano con Uliano che riesce a servire Camara, Camara se ne va con una ruleta a Dorato che lo ferma, il tackle scivolato in fallo laterale, 47esimo, doppio fischio dell'arbitro, si va negli spogliatoi con una nocerina in vantaggio per 2-0, al quarto il gol di Michele Guida, al 40esimo il raddoppio di Federico Cardella su assist dello stesso Guida e San Marzano in inferiorità numerica alla mezz'ora per un fallo da ultimo uomo, è stato espulso Mancini. Per il primo tempo è tutto, io lascio la linea alla regia per gli sponsor e poi la riprendiamo per commentare questa prima frazione. Linea alla regia. Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Sicilia. Implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La linea dallo stadio San Francesco, siamo nell'intervallo della gara tra la Nocerina e il San Marzano, mi ha raggiunto e lo ringrazio Roberto Alpino per commentare questo primo tempo. Roberto, una partita noiosa, ma la Nocerina, quello che ci importa di più è che la Nocerina è in avanti di due gol, due protagonisti in questa gara, da un lato Michele Guida, dall'altro il buon Camara del San Marzano. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Dunque, la Nocerina c'è, una partita strana, al di là del fatto che non c'è il pubblico, diciamo fondamentalmente una partita agonisticamente poco valida, ma tecnicamente il contrario, nel senso che la Nocerina, insomma, pur con ritmi abbastanza blandi, ha provato ed è riuscita ad impostare
subito il proprio gioco, stando in controllo della partita, passando subito in vantaggio e legittimando il vantaggio stesso a fine frazione con il raddoppio sull'asse Guida Cardella. Un Guida finalmente che, come dire, fa fede al cognome, sta facendo vedere quello di cui è capace, cosa che quest'anno purtroppo è successa poche volte da quando è arrivato a Nocera. Speriamo che questa partita sia proprio il là ad un crescendo sostenuto da parte del trequartista Molosso in prospettiva chiusura del campionato e probabili playoff da disputare. Che dire, il San Marzano sta facendo la sua onesta partita, già arrivato a Nocera molto rabberciato, privo dei due portieri, in porta c'è praticamente l'ex Feola che appunto non giocava da almeno un paio d'anni, fa l'allenatore, ha giocato, insomma, vabbè, ad ogni modo i portieri convocati tutti e due per varie nazionali, per cui si è trovato a giocare Feola che appunto in occasione della prima rete si è visto che, insomma, non è più come dire, abituato al rettangolo verde, perché non si è inteso con il difensore Musso, un suo collega di reparto, e dunque ha spianato la strada a Michele Guida per il vantaggio della Nocerina. Nocerina che, appunto, forte anche del vantaggio numerico, dovrà sostanzialmente, insomma, gestire la partita nell'arco della seconda frazione. Speriamo che la seconda frazione possa servire a far sbloccare qualchedun altro che da un po' di tempo sta, tra virgolette, marcando visita sul fronte dei calciatori rossoneri. Grazie Roberto, gentile come sempre. Io ridò la linea ai nostri sponsor. La cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Riprendo la linea dallo stadio San Francesco, siamo nell'intervallo della gara tra la Nocerina e il San Marzano, primo tempo che si è concluso sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, le reti al quinto minuto di Guida. E al 41esimo della prima frazione ci ha pensato Cardella a finalizzare il bellissimo cross di Guida, che oggi è protagonista di questo incontro con una rete e un assist. Finalmente vediamo Guida svegliato. Ricordiamo anche che gli ospiti sono in 10 uomini, è stato espulso Giacomo Mancini nel corso del primo tempo. Intanto mi ha raggiunto Lorenzo Refice di Atleta Magazine. Lorenzo, un derby non bello, ma finalmente abbiamo rivisto un protagonista in maglia rossonera. Sì, buon pomeriggio a tutti, finalmente lo aspettavamo ormai da diversi mesi. Michele Guida oggi ha preso per mano la squadra, una squadra che devo dire anche molto ordinata, molto tranquilla. Ha trovato il vantaggio, l'ha gestita bene di testa, poi l'espulsione sicuramente ci ha avvantaggiato, però oggi la Nocerina sta giocando veramente una partita tranquilla, ordinata, serena, una chiosa finale sul San Marzano. Francesco, mi aspettavo qualcosa di più, è una squadra lenta, sicuramente sì, però quelli che stanno giocando sono lenti, sono leziosi. Il Camarà, su cui Dorato dobbiamo fare un applauso anche oggi, gli ha preso le misure, ci ha messo qualche minuto, però poi nel finale di tempo ha fatto 2-3 chiusure, c'è cioè un abisso di velocità 3-2,
e va bene così. Dobbiamo adesso mantenere questo risultato per poi andare giovedì a giocarci un'altra grande partita in quel di Roma con la Romana. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Lorenzo, io restituisco la linea ai nostri sponsor. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Riprendo la linea dallo stadio San Francesco, le squadre principali sono ancora negli spogliatoi mentre i ragazzi che compongono le panchine si stanno riscaldando un po' tutti sul prato verde di questo stadio San Francesco, oggi desolatamente vuoto per decisione del giudice sportivo. Squadre che hanno anticipato la gara sabato 23 aprile perché saranno impegnate nel turno infrasettimanale prepasquale di giovedì 29. La Nocerina se la vedrà contro la Romana in uno scontro diretto per guadagnare punti nella rincorsa al secondo posto. Vediamo, che capiremo da qui a qualche istante se ci saranno sostituzioni. Per ora si stanno riscaldando un po' tutti, quindi è difficile comprendere quello che faranno Nappi da un lato, Zironelli dall'altro. Io che non ho giornalisti con cui fare due chiacchiere, restituisco la linea ai nostri sponsor. La cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Le due squadre sono ancora negli spogliatoi per questo intervallo molto lungo tra il primo e il secondo tempo della gara tra la Nocerina e il San Marzano. 2-0 il risultato maturato nei primi 45 minuti. Abbiamo ripetuti tante volte i marcatori, si tratta di Michelino Guida e Federico Cardella. Il primo ha marcato ha timbrato il cartellino al quinto minuto del primo tempo, naturalmente del primo tempo, approfittando di uno svarione della difesa degli ospiti. Poi ci ha pensato lo stesso Guida a servire un assist al bacio dall'out di sinistra per la testa di Federico Cardella, che ha siglato la settima rete da quando è alla Nocerina. Si conferma uno dei bomber più interessanti del panorama della Serie D, Federico Cardella. Vediamo che esce dagli spogliatoi Lorenzo Liurni, quest'oggi in panchina per un problema fisico accusato durante la settimana. Chissà che la sua velocità
possa servire negli ultimi minuti di gara. Gioco Forza dovrà sbottonarsi la formazione di Zironelli per cercare di rimettersi in partita. Ricordiamo che gli ospiti sono in 10 uomini per l'espulsione a metà del primo tempo di Giacomo Mancini, calciatore classe 2004, reo di aver fermato un Davide Gaetani lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo che l'arbitro non ha potuto fare a meno che sanzionare. Con il cartellino rosso, ma rieccoli i protagonisti, rieccoli le due squadre che stanno tornando in campo. Mi attendo che tra i torni protagonista anche Carmine Apicella, che è andato a scambiare due chiacchiere con gli amici presenti in tribuna. Vediamo che per questo secondo tempo toccherà alla Nocerina battere il primo pallone. La squadra rossonera attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Ecco Carmine, lascio a lui il microfono per il racconto del secondo tempo di San Marzano Nocerina. Le due squadre hanno fatto il loro ritorno sul rettangolo verde. Nocerina che in questa seconda frazione attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione di cronaca. Nocerina che giocherà il primo pallone della ripresa sulla sfera. C'è Francesco Citarella, intanto per il San Marzano è pronto un cambio, entrerà Muñoz, vediamo al posto di chi, al posto di Favo, al posto di La Gamba. Se Zironelli toglie dalla di sfida il difensore ammonito, va a posizionarsi, sembra un 4-3-2, 4-3-1-1 quello di Zironelli, con Camara largo sulla sinistra. Il pallone c'è Citarella, ultima occhiata dell'arbitro al cronometro, il fischio, si ricomincia con Toninetti. Pallone indietro sulla sinistra per Pinna, al centro per Mazzei. Crasta. Ancora per Mazzei. La pressione di Ferrari. Nocerina al piccolo trotto. Toninetti nel cerchio di centrocampo, imbeccato da Pinna. Parte Gaetani, Toninetti non lo vede. Porta palla, serve il pallone per Dorato sulla destra, il pallone di ritorno per Toninetti, aggancio di Toninetti, Cardella, tentativo di tunnel di Cardella, fermato, Citarella ritorna in possesso del pallone, Dorato, Toninetti, Toninetti per Mazzei, Mazzei all'indietro per Fantoni, la pressione di Ferrari, Fantoni con calma, serve Crasta che può andare a portare palla lontano dalla porta della Nocerina. Crasta si ferma, serve nel cerchio di centrocampo Toninetti, Toninetti servizio sulla sinistra per Pinna, Pinna ancora per Toninetti, Toninetti per Mazzei, fa girare palla alla Nocerina, fra le linee per Citarella, fermato alle spalle Citarella, l'arbitro dice regolarmente, recupera il pallone che hanno tenuto solo per un attimo, parte Camarà per via centrale, lo ferma Toninetti che gli ruba il pallone, serve sulla sinistra a Cardella che era in posizione irregolare, si alza la bandierina dell'arbitro, Cardella va al tiro, è rimasto a terra nel frattempo Francesco Citarella dopo lo scontro con un avversario nell'azione precedente. 1:35 sul cronometro nel corso della seconda frazione, 2-0 in favore della Nocerina nel parziale. Si sono alzati gli elementi della panchina rossonera a far riscaldamento. Rossi, Chiariello, Favo, ancora per Chiariello, pallone per Musso, Musso, Favo, ancora Musso, cerca lo spazio libero per San Marzano, Favo, perché gioco sulla destra, pallone di ritorno per Favo, vediamo la Nocerina, un vantaggio di un uomo, viene avanti Musso, serve per Ferrari, Ferrari la sponda sulla destra per Violante, Violante serve sulla sinistra, capisce tutto Pinna che anticipa l'avversario, anticipa Muñoz, il pallone in avanti per Guida, non ci può arrivare Guida, palla in fallo laterale, rimane in attacco il San Marzano,
con Munoz che dalla testa va alla rimessa in gioco con le mani. Munoz per Favo, controllo di Favo, il tiro mette fuori la difesa della Nocina. Cittarella recupera il pallone vacante, serve sulla destra per Carotenuto, su di lui c'è Camarà. Carotenuto al centro per Gaetani, colto in controtempo, ripiega Uliano che poi perde palla ai danni di Cardella. Cardella in qualche modo riesce a tenere il possesso del pallone, serve sulla sinistra Guida che entra in area di rigore, serie di fitte di Guida, palla sul destro, Guida il tiro basso contrato, arriva fra le braccia di Feola. Lemme Lemme, Feola che poi serve Uliano che può portare palla nella propria metà campo. Uliano si ferma, ha perso un brutto pallone Ciccio Uliano in precedenza. Uliano, Favo sulla sinistra per Rossi, la chiusura di Carotenuto, pallone all'indietro per Uliano, Uliano per Favo, Favo allarga il gioco sulla destra per Munoz. Munoz violante, il pallone di ritorno per Munoz, orizzontale per Favo, Toninetti capisce tutto, sradica il pallone a Favo, lo aggira, serve Guida, Guida punta l'avversario, va dentro per Gaetani, il pallone è troppo lungo di Guida, arriva fra le braccia di Feola che serve subito per Rossi. Uliano per Favo, allarga il pallone sulla destra per Munoz, arriva Cittarella a chiudere, Munoz verticale per Violante, Pinna lo disturba, serve per Guida sulla mediana, Guida prova ad andare via, lo mette giù un avversario, l'arbitro dice che è tutto regolare, cerca il centrocampo, Camarà evita con un avversario con una finta, poi Toninetti lo ferma, vede un fallo l'arbitro, calcio di punizione in favore del San Marzano, c'era fallo su Guida in precedenza, l'arbitro ha fatto correre, tanto calcio di punizione per il San Marzano per Munoz, Violante, Munoz sulla tre quarti, Favo ancora per Munoz, ancora per Uliano, all'indietro per Chiariello nel cerchio di centrocampo, attacca in forza il San Marzano, Chiariello viene in avanti, allarga il pallone sulla destra per Munoz, si sgancia Pinza per chiuderlo, palla dentro per Chiariello che nel frattempo era andato in profondità, il cross di Chiariello in fallo laterale dal lato opposto, sarà rimessa in gioco per la Nocina dalla destra con Dorato che si incarica della battuta. 5.35 sul cronometro, 2-0 in favore della Nocerina il risultato. Dorato per Gaetani, l'aggancio di Gaetani, il servizio dietro per Dorato, Dorato in avanti fuori misura per Cardella, recupera il pallone di San Marzano, poi c'è Chiariello che serve all'indietro per Feola, un pallone difficile, Feola lo controlla bene, pallone poi Toninetti sul rinvio di Feola per Cardella, Cardella era in posizione irregolare, è andato al tiro ma si era alzato, era andato il pallone fuori ma era andato, si era alzata la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Ma è la seconda volta che Cardella tira dopo che gli è stato segnalato un fuorigioco, è meglio che più o meno meglio che non faccia ingenuità di questo tipo. Allora indietro per Chiariello, Uliano, Favo, Chiariello per Camarà nel cerchio di centrocampo, il pallone arriva sulla sinistra a Rossi, Rossi all'indietro per Chiariello che la gira al centro per Uliano, Uliano per Favo, Favo sulla sinistra per Rossi, Carotenuto lo chiude, Rossi cerca il centrocampo per Uliano, Uliano perde palla, la recupera Guida, crasta in avanti, ancora per Uliano, Uliano allarga il gioco sulla destra per Munoz che riesce a tenere il pallone in campo non senza qualche difficoltà, poi Munoz va via a Cittarella, pallone all'indietro per Camarà, limite dell'area, Camarà serie di finte, lo ferma Carotenuto, l'arbitro dice di far giocare, Gaetani può andare nello spazio, Gaetani si ferma, prova ad andare da solo perché Cardella nel frattempo era in fuorigioco, il pallone all'indietro per Feola, Feola il rinvio per Uliano, squadre allungate, 7.35 del secondo tempo, Rossi, Uliano, Uliano che tocca un'infinità di palloni, Uliano, Rossi, Uliano,
Ferrari, firmato da Citarella in maniera regolare, si gira Cardella, il tentativo di tiro di Cardella da centrocampo, poteva fare qualunque cosa con quel pallone Federico Cardella, non c'era la partita in azione di rimessa 4 contro 2, è andato al tiro diretto. Giuliano, beccato da Feola, Favo per Chiariello, anzi per Musso, pallone indietro per Chiariello, Giuliano fermato da Cardella solo per un attimo, recupera il pallone in San Marzano, Muñoz servito da Giuliano, aggancia il pallone, Muñoz il cross per Ferrari di testa dal limite dell'area, il pallone direttamente sul fondo. Fantoni sulla destra per Dorato, Dorato per Caro Tenuto, per Tulinetti, chiedo scusa. Crasta porta a spasso il pallone, Mazzei ancora per Crasta, San Marzano che attende la Nocerina, Tulinetti sulla sinistra per Pinna, 1-2 con Tulinetti, Pinna l'indietro per Crasta, Mazzei in verticale per Gaetani, Camarà recupera il pallone, Giuliano palla dentro per Ferrari, pallone troppo sulla destra, Ferrari lo deve rincorrere, lo tiene in campo, all'interno il pallone per Violante, Violante Favo per Muñoz sull'auto di destra, all'indietro per Giuliano, deve uscire la Nocerina, Giuliano palla dentro, Ferrari spalle alla porta, al limite dell'area, serve Muñoz sulla destra, Muñoz serie di finte su Crasta, entra in area di rigore, l'ultimo tocco è del calciatore del San Marzano, non se ne avvede la signora Cerrato, l'arbitro dice di aver visto lui e concede il fondo, questa volta l'arbitro ha preso l'iniziativa francese. Fosse successo un paio di settimane fa, forse staremmo parlando di un altro campionato, ma le decisioni arbitrali sono insindacabili, nel torto o a ragione, possono condizionare una gara, possono condizionare un'annata. Qui era di poco, ma l'arbitro ha avuto lo stomaco di contraddire la sua assistente. Tulinetti nel cerchio di centrocampo, Citarella, pallone indietro per Crasta, Tulinetti, raga sulla destra per Dorato, Dorato in verticale per Gaetani, Gaetani in mezzo a due, riesce a guadagnare un fallo laterale facendo sbattere la sfera sullo stinco di Rossi con il tacco, fallo laterale per la Nocerina, Tulinetti servito da Dorato, Dorato palla dentro, grandissimo pallone di Dorato per Guida, limite dell'area, Guida Citarella dal limite, il tiro sul servizio di Guida, poteva appoggiarsi a Cardella che era andato alle sue spalle, ma che palla di Dorato! Mariano si risposto, non è così. Giuliano. Pallone per Muñoz sulla destra. Si giocano in attaccampo del San Marzano. Favo, ancora Muñoz. Cirella a tutto campo, su Chiariello, anzi su Musso, Muñoz, palla dentro di Musso, Muñoz per Ferrari, che è andato via a Crasta, è andato via a Mazzei, in area di rigore Ferrari, il tiro fuori, attaccante di razza Ferrari, 12° minuto, Nocerina che corre un brutto rischio con Ferrari, con Ferrari che è andato via a Crasta e Mazzei, e Crasta che si tocca il quadricipite destro. Intanto per il San Marzano esce Rossi, al suo posto Musumeci, speriamo nulla di grave per Crasta, quanto pare ci sarà il cambio molto probabilmente al posto di Crasta entrerà Esposito con Pinna che va a fare
il centrale in difesa, molto probabilmente. Mister Nappi vuole inserire Rossi. E non è una mossa giusta. E non è una mossa giusta, deve entrare nel 2004. Perché? C'è Fantoni che è 2004. Non c'è questo 2004. Non puoi mettere anche 2003. È 2004 Rossi? Ok, allora sono sostituzione per la Nocerina, Crasta non ce la fa. Speriamo nulla di grave per lui per le prossime partite. Conciliabolo fra me e Bilsito per la sostituzione. C'è anche Mariano. Mariano potrebbe entrare a destra con Dorato che va a sinistra e Pinna al centro. Tanto Dorato va a sinistra. C'è Petti pronto ad entrare in campo. Probabilmente doppio cambio. Tanto il gioco è ripartito dopo un attimo di stasi. Camera sulla sinistra, Nocerina in 10. Citarella ammonito dall'arbitro per il fallo da dietro su Camera. Tanto Petti e Rossi pronti ad entrare, probabilmente usciranno Crasta e Crasta e Citarella. Tanto ammonito Citarella, fallo da dire di su Camera. Sostituzione per Nocerina, esce il numero 2, Mario Crasta, entra il numero 43, Giacomo Rossi. Esce Crasta, entra Rossi. E poi vediamo chi. Esce Gaetani, entra Petti. Esce il numero 67, Davide Bertani, entra con il numero 3. Non c'eravamo arrivati. Con Rossi va a fare l'attaccante e Petti va al centro della difesa. È così, la Nocerina sarà ricostruita così con Dorato che forse resta sull'out di destra come si sta muovendo in questo momento, con Petti che diventa centrale accanto a Mazzei. Intanto calcio di punizione per il Uliano dalla sinistra, allarga sulla destra per Musso che mette giù il pallone. Dalla tre quarti cross di Musso, mette fuori la difesa della Nocerina, palla che rimane lì, Violante. La via di mezzo fa un passaggio e un tentativo di tiro, termina direttamente sul fondo. Zoppica Crasta, è arrivato in panchina. Petti, diciamo così, fa una finta e fa sfilare il pallone per Pinna, in realtà un errore di controllo. Mazzei, Dorato per Caro Tenuto, Rossi di testa per Citarella. Citarella deve girarsi, serve per Caro Tenuto, subito dentro per Guida che lascia sfilare il pallone ingannando il difensore, guadagnando tempo e servendo lì dietro per Pinna. Pinna sulla tre quarti può tirare, il tentativo di cross di Pinna, un tiro cross, un tentativo di pallonetto, termina direttamente sul fondo. Pallone giocato in difesa dal San Marzano. Musso per Chiariello, anzi per il numero 44 Musumeci. Uliano, Favo, Chiariello, Uliano palla dentro con Caro Tenuto che capisce tutto sul rilancio di Uliano, poi il pallone termina in fallo laterale dopo il tocco di Rossi. Musumeci dalla sinistra è pronto alla rimessa in gioco. Altro cambio per il San Marzano, esce Favo al suo posto Emanuele Pumo. San Marzano esce numero 5, Vittorio Favo, entra per il numero 64, Emanuele Pumo. Ex
Siamo nel minuto che intercorre fra il 16esimo e il 18esimo corso della seconda frazione. 2-0 il risultato in favore della Nocerina. San Marzano che gioca palla all'interno della propria metà campo con Uliano. Palla dentro di Uliano per Violante che non riesce a controllare. Mazzei, il pallone in avanti per Rossi, la sponda per Carotenuto. Carotenuto allarga il gioco sulla sinistra per Pinna. Pinna qualche metro a disposizione, prova a sfruttare, chi si fa incontro Citarella, lo serve Pinna nel cerchio di centrocampo, il pallone di ritorno di Citarella per Pinna, lo tiene in campo Guida, no, meno Pinna, ha lasciato palla a Guida che nel frattempo era andato, un po' meno leziosismo nella fattispecie, avrebbe fatto bene Uliano. Chiariello prova a partita, poi si ferma, pallone nel cerchio di centrocampo per Uliano, indietro per Musso, orizzontale per Chiariello, controllo orientato in avanti di Chiariello, la sventagliata a cercare Camara, l'aggancio di Camara sull'auto di sinistra, serie di finte di Camara, Dorato lo controlla come può, cross al centro, mette fuori Mazzei, Citarella controlla per Guida, il pallone di ritorno per Citarella, capisce tutto Cuomo che serve Muñoz sulla tre quarti, si ferma Muñoz, il pallone indietro per Uliano, Uliano per Ferrari, capisce tutto Toninetti, può ripartire la Nocerina con Guida, Guida allarga il gioco sulla destra per Carotenuto, può andare la Nocerina, può dispiegarsi nel contropiede, Carotenuto sulla destra per Rossi, Rossi si accentra, vede Pinna che arriva sulla sinistra, lo serve Pinna, pallone di ritorno per Rossi in zona centrale del campo, all'indietro per Toninetti, Toninetti per qui per Pinna sulla tre quarti, pallone sulla sinistra per Rossi, per Guida, Guida per Toninetti, palla dentro di Toninetti ancora per Guida sulla sinistra, sei di finta, va via Michele Guida a Muñoz, Muñoz lo stende, calcio di punizione per la Nocerina, lato corto dell'area di rigore, out di sinistra, calcio di punizione da posizione interessante per un destro naturale o per il sinistro di Pinna, a questo punto io proverei con il destro di Guida dato che la giornata promette bene, di là si potrebbe andare anche al tiro in porta anche se è un tiro ad alto coefficienza di difficoltà. Palla del Piero. Feola mette un solo uomo in barriera, salgono i lunghi della Nocerina, c'è Violante in barriera, parte il fischio dell'arbitro, parte Pinna che con il sinistro mette sul secondo palo, Citarella di testa vince un contrasto, esce dall'area di rigore, serve per Carotenuto, Carotenuto a cambiare lato, servire Guida, su Guida c'è Violante, Guida ferma il pallone, poi Violante glielo ruba, fra i 2-24 ha avuto la meglio quello in maglia blaugrana, palla in avanti per Camara che controlla di testa, si ferma, lo ferma Carotenuto, l'1-2 con Mazzei, Carotenuto nella metà campo del San Marzano, Cardella, spalla alla porta, si gira, poi viene anticipato alle spalle da Musumeci, il pallone arriva da Camara, Camara in orizzontale per Violante, nel cerchio di centrocampo Violante, pallone dentro, palla troppo profonda che arriva a Fantoni che con calma la gioca con Petti, Petti sulla sinistra per Pinna, Citarella, Toninetti, Dorato, Dorato, Dorato praticamente concede palla a Camara, Camara la serve a Ferrari al limite dell'area, va al tiro fuori misura, Ferrari troppo isolato e poco assistito dai compagni, Pinna, Mazzei, la sventagliata di Mazzei a far correre Citarella sull'alto di sinistra, corre ma non vola Citarella per cui il pallone termina direttamente in fallo laterale, fallo laterale battuto da Muñoz all'indietro per Feola che la gira in posizione di centro sinistra a Chiariello, controllo orientato in avanti di Chiariello che porta in avanti il pallone, Cuomo di ritorno per Chiariello sulla sinistra per Musumeci, arriva la chiusura di Rossi, Musumeci all'indietro per Chiariello, non ci arriva Cardella, Chiariello in orizzontale per Musso, sulla destra per Muñoz, ancora per Cuomo in posizione centrale, Cuomo in avanti per Violante, di ritorno all'indietro per Chiariello, Chiariello palla dentro per Ferrari, di testa
chiude tutto dorato, poi caro tenuto perfezione il disimpegno, evitando l'intervento di Ferrari e di Camarà. Pronto ad entrare in campo Lorenzo Liurni al posto di Michele Guida, che esce fra i meritati applausi dei pochi presenti dello stadio San Francisco. Applausi meritati, Francesco. E il protagonista di questa gara, un gol e un assist per Michelino Guida, finalmente ha fatto sentire con prepotenza la sua presenza in campo. Ora entra Liurni, non ha i 90 minuti nelle gambe, speriamo che ne abbia 22 più recupero per mettere quel pepe di cui ha bisogno l'attacco del rossonero. Fallo laterale battuto in avanti per Ferrari, Ferrari che guadagna un fallo laterale in attacco facendo sbattere di tacco il pallone sullo stinco di Mazzei. Dalla sinistra Musumeci con le mani pronto alla rimessa in gioco, la rincorsa di Musumeci, pallone corto per Cuomo che gli si era fatto incontro. Musumeci, la finta, capisce tutto caro tenuto, il pallone per Liurni, fermato da Uliano, se ne va Liurni sulla destra, poi si ferma, si porta il pallone oltre la linea laterale, fallo laterale per la Nocerina, per il San Marzano, chiedo scusa. Il pallone all'indietro per Chiariello, Chiariello per Musso. Musso per Uliano, che porta a spasso il pallone. Uliano, pallone arriva a Camarà sulla sinistra, forse era già oltre la linea laterale. Violante, Citarella, Toninetti, anticipato Mazzeia che anticipa a sua volta Violante, Petti poi per Citarella, Citarella, Rossi, ancora Citarella, pallone all'indietro per Petti che previene il fallo laterale, serve all'indietro per Fantoni, Fantoni per Mazzei, Mazzei per Petti, Petti sulla sinistra per Pinna, Pinna che cambia gioco, servire Mazzei al centro, 20 più recupero al termine, Nocerina 2, San Marzano 0, pallone per Carotenuto, arriva la sovrapposizione di Dorato, Carotenuto serve Cardella al limite dell'area, anticipato, mette fuori la difesa del San Marzano, in fallo laterale, altro cambio per il San Marzano, è pronto ad entrare in campo Bevilacqua, classe 2006, vediamo al posto di chi, probabilmente al posto di Violante, autore comunque di una buona partita Violante. Pinna al dialogo con Citarella sulla sinistra, lo ferma Cuomo in maniera regolare secondo l'arbitro, pallone indietro per Uliano che di esterno va a proseguire per Camarà, lo anticipa Dorato che poi prova ad andare via a Camarà, Camarà lo affronta, l'arbitro dice in maniera regolare, Uliano, pallone indietro per Musumeci, Chiariello, Cuomo nel cerchio di centrocampo fermato da Cardella in maniera regolare, poi Cuomo commette fallo su Cardella, l'arbitro lascia giocare per il recupero, Rossi, la sfera all'indietro per Pinna, Citarella, Pinna, cambio di lato a servire Carotenuto sulla destra, Carotenuto mette giù il pallone e prova ad andare via, e questa volta il fallo su Carotenuto è netto, se ne accorge addirittura il primo assistente dell'arbitro che chiama un calcio di punizione, non accadeva in Serie D da una quindicina d'anni. Calcio di punizione in favore della Nocerina in posizione interessante, entra il numero 14 Bevilacqua al posto di Violante, molto interessante Violante. Calcio di punizione per la Nocerina in posizione d'attacco, lato corto dell'area di rigore, auto di destra sul pallone con il destro si porta la battuta Lorenzo Liurni che si disegnerà una traiettoria ad uscire.
fischio dell'arbitro, parte Liurni, palla sul secondo palo, pinna anticipato per un soffio da un difensore del San Marzano che gli fa toccare il pallone ma glielo fa toccare male, quindi palla in fallo laterale dal lato opposto, sarà Muñoz a rimettere il pallone in gioco. 28 sul cronometro, 2-0 per la Nocerina. Muñoz dalla destra, pallone per Ferrari, ancora per Muñoz, palla dentro per lo scatto di Bevilacqua, palla direttamente in fallo laterale, rimane in attacco la Nocerina. Dalla sinistra è Paride Pinna che può rimettere il pallone in gioco con le mani. Rossi di tacco a proseguire per Cittarella, pallone viene fermato da Chiariello, buona l'idea, pallone per Camarà, 1-2 con Ferrari, Camarà per Bevilacqua, sulle due tracce c'è Mazzei che lo ferma, poi Pinna per Frezzoli di Sibeglio, il pallone indietro per Fantoni che può giocare con calma. Fantoni, la sventagliata sulla destra per Carotenuto, in doppio sombrero Carotenuto, Liurni prova il tiro in porta, c'era forse fallo su Carotenuto, Liurni poteva giocare meglio questo pallone servendolo per Rossi in profondità, ha preferito un lob a scavalcare il portiere, aveva visto Feola fuori dai pali, ma Feola ha controllato con assoluta calma la conclusione di Liurni. San Marzano in possesso della sfera, Musso, Giuliano, palla dentro di Giuliano per Ferrari, Ferrari allarga su Musumeci, pallone di ritorno per Ferrari che in zona centrale prova ad accentrarsi, lo ferma Mazzei, tutto regolare secondo l'arbitro, vince un contrasto alla Nocerina. Cardella, Carotenuto, Cittarella, ancora per Carotenuto, forse subisce fallo alle spalle da Camarà, l'arbitro lascia correre, l'ultimo tocco è stato di Carotenuto, intanto Cittarella a terra, vediamo cosa è successo a Francesco Cittarella, perché se la Nocerina non è piena di 2005, di 2003, ha solo lui. Dovrebbe entrare Esposito o Raffaele Mariano al suo posto, con Giacomo Venturini che non penso abbia voglia di correre in attacco. Mezz'ora del secondo tempo, 2-0 per la Nocerina, gioco fermo con Cittarella disteso sul prato del San Francesco, gamba destra il problema per lui, vediamo se sarà in grado di continuare la gara oppure Bernardo Esposito deve intensificare la qualità del suo riscaldamento. Si rialza Cittarella, claudicante, problema al flessore della coscia destra. Intanto si gioca, fallo laterale battuto verso Camarà, Mazzei controlla che la sfera termini sul fondo dal fallo laterale. Fallo laterale per la Nocerina, Cittarella è pronto a rientrare in campo, vediamo in quali condizioni. Fantoni per Carotenuto, all'indietro per Mazzei, in orizzontale per Petti, ancora per Mazzei, Nocerina che controlla la gara, Toninetti, Mazzei verticale per Cardella che prova a far da velo, recupera palla però il San Marzano con Cuomo, Cuomo palla dentro per Muñoz, Chiariello, palla dentro di Chiariello, nel frattempo Camara era venuto incontro, nulla di fatto, lasciando sfilare in fallo laterale Dorato. Dorato che poi serve Carotenuto, il pallone di ritorno di Carotenuto per Dorato è fuori misura, Camarà recupera il pallone, lo mette in area di rigore, Venturini lo controlla con calma. Venturini per Toninetti, Petti, Cittarella, Toninetti, porta il pallone, la sfera sulla destra per Carotenuto, la sovrapposizione di Dorato, Carotenuto lo serve, Cittarella va dentro, servito da Dorato, affrontato fallosamente, Chiariello
commette fallo con Citarella che era però in uscita verso la linea di fondo, poteva anche evitare, vediamo se l'arbitro l'ammonisce, no. Lato corto dell'area di rigore, siamo a circa un metro dall'entrata in area di rigore, out di destra dell'attacco rossonero, sul pallone va pari di pinna con il sinistro a rientrare, ma c'è anche Lorenzo Liuni che può battere con il destro ad uscire. Va pinna alla battuta con il sinistro a rientrare. Due gli uomini in barriera messi da Feola, pinna potrebbe andare anche al tiro in porta. Parte il fischio dell'arbitro, parte pinna direttamente in porta. Il pallone termina di poco alto con Feola che però sembrava essere in controllo. Nulla di fatto per questa azione offensiva della Nocera. Altro cambio per il San Marzano. Esce Ferrari, entra Maro Marotta, difensore dalle caratteristiche diverse rispetto a Ferrari. Citarella a terra, si rialza. Altro cambio per la Nocera, doppio cambio per la Nocera. Pronti ad entrare in campo Maimone ed Esposito per Citarella, Esposito e credo per Carotenuto Maimone. Con Pinna che va a fare la mezzala ed Esposito terzino sinistro. Esce il numero 16, Paglia Pina, entra con il numero 29, Giuseppe Maimone. Esposito va a fare il terzino e Maimone la mezzala al posto di Citarella. E tutto torna. 35 minuti. 10 più recupero al termine, gioco fermo, termina le sostituzioni da Nocerina. Anche San Marzano. E anche il San Marzano, per cui d'ora in poi non ci saranno più cambi. Feola la gioca corto per Chiariello su questo fallo di fondo al quale si riparte dopo un calcio di punizione di Pinna tirato alto. Musso possesso del pallone ancora per Chiariello. Musumeci sulla sinistra, Cuomo, Musumeci, palla dentro per Camara. Mazzei capisce tutto, Toninetti, perfezione di disimpegno, Dorato, Mazzei, Toninetti, si gioca nello stretto, Cardella riesce a vincere un contrasto, serve sulla sinistra per Esposito, palla dentro per lo scatto di Maimone, riesce a tenere il possesso del pallone, serve la corrente Rossi evita un avversario, non un secondo, Uliano gli toglie il pallone, poi lo porta via. Muñoz per Camara che parte fra le linee, Camara prova a girarsi, serve sulla destra per Muñoz per Marotta che tocca il suo primo pallone, Marotta palla sul sinistro, il pallone libero per Musso, Uliano palla per Cuomo in posizione di centro-sinistra, Cuomo sulla sinistra per Musumeci, la chiusura di Dorato su di lui, Musumeci palla dentro, il fallo di Camara non ravvisato dall'arbitro, pallone indietro per Cuomo, mette fuori Mazzei, Gustavo Rossi affrontato da Musso, fermato da Musso, Marotta evita Maimone, non Cardella che aveva tolto il pallone, l'arbitro ha visto un calcio di punizione. 37, 7 più recupero, 8 più recupero al termine. Calcio di punizione per il San Marzano, tre quarti campo, 8 di destra. La rincorsa di Marotta che con il sinistro può andare a scodellare e a rientrare. Parte Marotta sul secondo palo. Fantoni sul colpo di testa di un calciatore del San Marzano sul secondo palo. Distinto evita il gol degli ospiti. Uliano recupera il pallone vacante. Lo serve a Marotta sulla sinistra.
la lotta deve indietreggiare di qualche metro. Il pallone per Muñoz, Muñoz per Chiariello, era Chiariello che era andato al colpo di testa. Intanto il pallone recuperato da Calotenuto, palla per Liurni che se la gira dall'altro lato andiamo a fare gol e non l'ha girata. Calotenuto, palla per Liurni, porta il pallone sulla destra, 5 su di lui, 4 su di lui, 3 su di lui, la spinta ai danni di Liurni, pallone in fallo di fondo, nulla di fatto per questa azione offensiva della Nocerina. 38 e 20, porta in avanti il pallone Uliano, larga sulla sinistra per Marotta, scappa via Esposito, arriva Maimone a dargli manforte, 1-2 con Muñoz, Marotta prova a partire sulla sinistra, serie di finte sulla destra, palla sul sinistro, pallone per Uliano, all'indietro per Musso, Musso per Chiariello, su di lui c'è Liurni, Chiariello per Musso, palla in avanti, Muñoz la mette giù per Marotta che parte sulla destra, sulle sue tracce c'è Maimone, Marotta prova ad andarsene, poi si porta il pallone in fallo laterale. Nulla di fatto per questa azione offensiva del San Marzano. Dalla sinistra Bernardo Esposito è pronto alla rimessa in gioco. Palla in avanti per Cardella che prolunga la sfera per Esposito che prova ad andare via a Chiariello. L'arbitro ha visto un fallo di Rossi. Calcio di punizione per il San Marzano. Uliano per Cuomo, Calotenuto non ci arriva, Cuomo al limite dell'area, Cuomo il tiro di Cuomo, la parata comoda di Gianmarco Fantoni. Poi perde anche qualche secondo prezioso, invita i suoi a salire. Caldo qui al San Francisco quest'oggi, primo caldo di stagione. Petti per Toninetti, libero di manovrare, si ferma e serve per Mazzei. Mazzei per Toninetti, su di lui si sgancia un avversario, Mazzei, Fantoni, va al rilancio lungo Fantoni, lascia sfilare Cardella, Lorenzo Liurni anticipato da Musumeci in fallo laterale, rimane in attacco la Nocerina, 4 e mezzo più recupero al termine, 2-0 in favore dei rossoneri. Arriva Dorato alla battuta di questo fallo laterale dalla destra, proprio davanti alla panchina occupata da Mister Nappi e dai suoi. Pallone di ritorno per Dorato, palla dentro di Dorato per Cardella, praticamente placcato Cardella, l'arbitro dice che è tutto regolare, poi vede un fallo di Maimone su Chiariello, Musso imbeccato da Chiariello può far ripartire l'azione. Arriva Uliano, catalizzatore dei vari palloni del San Marzano, Cuomo all'indietro per Chiariello, sulla sinistra per Musumeci, si sgancia Calotenuto, Musumeci palla dentro per Camara, Camara controllato da Mazzei in fallo di fondo, ci aveva provato ad infilarsi fra le linee della difesa, sarà Fantoni a rimettere il pallone in gioco, corto per Petti, Petti va al rilancio lungo per Rossi che prova ad aggirare l'avversario, questa volta il fallo è di Musso su Rossi che gli era andato via. Calcio di punizione per la Nocerina, sul pallone c'è Esposito che lascia però la battuta a Petti, Petti la rincorsa sventagliata dal lato opposto, Cuomo fermato da Carotenuto, Liurni, Carotenuto palla verso Maimone, Maimone al limite dell'area, Maimone lo scarico su Liurni, posizione di sinistra, su Rossi, Rossi prova a guadagnare il fondo, poi si ferma, pallone indietro per Maimone, Maimone per Cardella, in area di rigore Cardella, Cardella il tiro, rete! La rete di Federico Cardella che mette la partita in ghiaccio, 3-0 per la Nocerina, 42-30. Possiamo dire che la partita finisce qui. Sì, ha toccato due palloni Cardella, credo, in tutta la ripresa, il secondo è andato a finire alle spalle di un incolpevole Ivano Feola.
fortunato Cardella in questa occasione, si è ritrovato il pallone tra le gambe e ha timbrato il cartellino per la seconda volta in questa gara, portando il risultato sul parziale di 3-0. La messa in ghiaccio, Federico Cardella, come ha osservato Carmine qualche istante fa. 2 minuti più recupero al termine della gara, ma onore delle armi a San Marzano che ha giocato una partita onestissima, forse anche troppo pesante, perché dobbiamo essere onesti, il passivo per la squadra di Zironelli. 3-0 per la Nocerina, sta giocando in 10 uomini da... da 70 minuti, ha giocato anche bene, ha fatto quello che ha potuto il San Marzano. Intanto Marotta, beccato da Uliano con un pallone precisissimo, fermato in fallo laterale da Bernardino Esposito. Ultimo giro di lancette, poi sarà il recupero. Nocerina 3, San Marzano 0. Esposito che arriva alla chiusura su Marotta, allontanando la sfera, rimane in attacco però il San Marzano. Uliano servito sul fallo laterale, Tulinetti per poco non lo ferma in via definitiva Maimone. Muñoz, serve Uliano, ferma tutto Liurni, l'arbitro però vede un tocco con la mano di Liurni, calcio di punizione battuto dal San Marzano, palla sulla sinistra per Cuomo, come punta Dorato, all'indietro il pallone per Uliano, 1-2, Uliano, Cuomo, Uliano, ancora per Cuomo al limite dell'area, Scamarà sulla sinistra, Camarà incespica nei propri piedi e il pallone termina in fallo di fondo. Infinito. Si attende la segnalazione del recupero ad opera di Ferdinando Padovano. 5, si giocherà fino al 50, tanto Chiarello anticipa Maimone, poi Esposito evita Marotta, palla in verticale per Maimone, può andare la Nocerina, Maimone forse serve Carotenuto per Cardella al limite per Carotenuto, nei piedi di Carotenuto, poi ancora Cardella che in pressing riesce a servire il pallone in qualche modo a Liurni. Liurni sulla sinistra, entra in area di rigore, serve Cardella che ha la possibilità di girarsi, la serve al centro, pallone all'indietro per Liurni, serie di finte, palla su sinistra, tiro di Liurni, fuori di un niente, alla destra di Feola, il pallone sbatte sul palo di sostegno dietro la porta, per farvi capire di quanto sia uscito il tiro di incrociare di Lorenzo Liurni. 46, altri 4 minuti da giocare. Francesco, partita diametralmente opposta rispetto a quella vista all'andata. All'andata è stata caratterizzata dal terreno sintetico, da tantissima acqua, la pioggia incessante che noi ricordiamo bene, e oggi c'è tutto un altro tipo di clima qui a San Francesco. Andata c'era anche il pubblico, pensate un po'. Peccato per le porte chiuse davvero, perché era anche un'altra Nocerina molto diversa. Assolutamente. Il rilancio di Feola. Di testa Petti, Cardella non ci arriva. Ci arriva Uliano che serve Muñoz, pallone per Camarà, spara alla porta Camarà, allarga il pallone sulla sinistra per Marotta che deve ritornare indietro di diversi metri per evitare il fallo laterale. Marotta al centro per Uliano. Uliano per Camarà. Camarà al limite, il tiro di Camarà. Alto. 47, altri 3 da giocare. Genere in vantaggio per 3-0. Il gol al quarto minuto di Michele Guida del primo tempo. Il raddoppio di Cardella al 40esimo. E poi ancora Cardella in chiusura di gara a fare la sua doppietta personale. 8 e 3-0 per la Nocerina. 8 gol per Cardella. Cross al centro, Fantoni mette fuori, può ripartire la Nocerina con Cardella che guadagna il pallone, Carotenuto per Liurni che in qualche modo nel cerchio di centrocampo prova a destreggiarsi, viene fermato da Uliano, Carotenuto si rialza, brutto l'intervento su Carotenuto. Musumeci, Carotenuto
mette il pallone in fallo laterale. Altri 120 secondi da giocare. Hanno Celino in vantaggio per 3-0. Chiariello. Fischiala. Uliano. Cuomo sulla sinistra per Musumeci. Ancora per Cuomo che prova ad andare dentro. Cuomo palla in verticale. Petti chiude un'ottima diagonale difensiva. Poi è Cardella a destreggiarsi, commettendo però fallo su Ciccio Uliano appoggiandosi troppo. E ha provato uno stop acrobatico non semplice Federico Cardella. Calcio di punizione battuto. Cuomo sulla sinistra per Musumeci. Dalla tre quarti il cross sul secondo palo di testa. Non si fida della giocata Esposito che mette palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il San Marzano dalla sinistra di Fantoni. Si porterà con il sinistro a rientrare Mario Marotta, altro calciatore assolutamente di categoria. Marotta batte corto per Muñoz, Muñoz per Marotta, cross a rientrare, Esposito di testa mette lontano. Dorato a chiudere sulla sinistra, lascia sfilare il pallone in fallo laterale San Marzano. Fallo laterale, l'attacco, difesa sinistra della Nocerina, attacco di destra di San Marzano. Marotta fermato, può ripartire Rossi per la Nocerina. Rossi parte nello spazio, tenuto in maniera evidente da un calciatore del San Marzano. Vediamo di chi. Giuliano, che ha ammonito? Munito Muñoz, che è autore di un fallo anche ingenuo, poteva lasciarlo andare, era chiaramente calcio, era chiaramente ammonizione se lo vai a stendere. Intanto 49-47, siamo addirittura all'arrivo di questa gara. La Nocerina la porta a casa per 3-0. Francesco, partita senza storia, una buona Nocerina. Preoccupano solo le condizioni di Mario Crasta a questo punto. Sì, non possiamo mai gioire. Intanto è finita la gara del San Francesco, 3-0, le reti di Guida, Cardella e Cardella. Non possiamo mai gioire fino alla fine. C'è il problema Crasta, speriamo che non sia nulla di grave per lui. Domenica dovrebbe, giovedì in quel... C'è anche meno tempo per recuperare. Esatto, in quel di Roma Nord dovrebbe però recuperare Mariano, quantomeno per un tempo. Certo, il 2005 in campo c'è buona Pasqua intanto alla un pezzo di storia dello stadio San Francesco. Di quel 2005 tempo. C'è, ma è meglio averne qualcuno in più. Ma a parte il discorso 2005 è proprio un discorso che in questo momento Crasta, secondo me, nella difesa dello straniero è insostituibile a prescindere dall'annata, dall'anno di costruzione. Sì, è uno dei giocatori più in forma di questa Nocerina, ma non ci facciamo la testa, magari ci saranno degli esami strumentali a strettissimo giro, la squadra si ritrova per festeggiare questa vittoria con mister Nappi. Torna alla vittoria dopo tre partite la Nocerina, che ha la meglio sul San Marzano. Anticipato di una giornata la squadra rossonera rispetto al proprio girone. Si ritorna in campo contro la Romana, uno scontro diretto importante per la classifica rossonera. Fra quattro giorni, giovedì prossimo, si gioca a Roma. Intanto gli applausi del poco pubblico della tribuna verso i propri beniamini che oggi in campo. Sono guadagnati la pagnotta. Credo che per quanto ci riguardi sia tutto. Un saluto da Francesco Belsito. Carmine Picella, ciao Francesco, buon pomeriggio, buon sabato per quel che ne resta agli amici a casa e forza Nocerina sempre. La cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria,
L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Brasseria, ristorante e pizzeria. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore.